niente, abbiamo già preparato tutto il prodotto. Secondo impasto del panettone. Quindi abbiamo messo la miscela, dobbiamo mettere la farina, la miscela. Il lievito. Il lievito è un'altra cosa. Il nostro corso. Siamo noi che lo confondiamo e cambiamo la miscela perché siamo in modo senza glutine. Perché davanti c'è a noi che abbiamo appena fatto il senza glutine. Tocca riprogrammarlo. Ecco, state riserve. Quindi abbiamo messo, dicevamo, la farina, il primo impasto, la farina è il primo impasto, lo facciamo sgonfiare, assorbire da un pochino di farina, così il prodotto sicuramente è nettamente migliore. Nel frattempo ci prepariamo la base aromatizzante, ok? Te lo compro uno nuovo, è chiaro. Sì, mannazzi. Ti piace? No, ma mi piace perché qui ci si tornerà quasi in euro. Se non mi danno, voglio dire. Aspetta. Io Sandro, la mia moglie, cioè la moglie la mia ragazza. Certo, così. Vedete, ha già assorbito. Venite a vedere, ragazze. Ha già assorbito. È importante perché specialmente l'impasto con le patate è abbastanza più umido degli altri impasti normali, quindi sarebbe opportuno che voi fate assorbire un po' la farina con il preimpasto. Attenzione. Vedete? Ha già assorbito. Ora anche qui si riparte come era prima, no? Quindi gli aromatizzanti li abbiamo messi, mettiamo anche ovviamente come aromatizzante il burro di cacao, ok, che è questo qua, in questo caso è mirronizzato, però se voi volete potete usare anche il vostro burro di cacao quando ci fate i cioccolatini, no? Ok? Che funzione assolve il burro di cacao? È un aromatizzante straordinario che rilascia quel sapore di cacao, di cioccolato, la parola cioccolatoso. Eccolo qua, in questo caso lo assorbe, vedete? Grazie. Ok? Prendo il mio tuorlo d'uovo e uova intere. Lo andiamo a mettere. Scusate. Prendiamo quello. No, no, c'è un po' da solo. Ci prepariamo il nostro sale, appena assorbito le uova lo andiamo a mettere, con il nostro zucchero, ok? Mettiamo sale e zucchero, attenzione. Abbiamo quasi finito, tempo che adesso si assorbe perfettamente il tutto e andiamo a fare il
burro e in ultimo andiamo a mettere i canditi con l'uva sultanina precedentemente preparati, specialmente vedete l'uva sultanina ragazze, l'uva sultanina va sempre lavata, si vede come più morbida, come più profumata perché l'abbiamo insaporita con del rum o con della strega, dell'arancio, quello che volete voi. E questo è fantastico perché ricordatevi che l'uva sultanina quando vi arriva anche dal supermercato, dentro abbiamo, come abbiamo detto ieri, c'è anidride solforosa, olio di vasellina ed è 202. Quindi, come si dice, ma sai a registrare? Siamo... certo, ma si mette a mollo? Sì, lascia una decina di minuti a lavare, si scola, si aromatizza e una volta aromatizzata la potete tenere, sai, il frigorifero anche di un mese, chiusa in un barattolo, con dell'arancio o del rum, quello che vi piace, tipo del marsala, no, senza problemi. Ogni chilo di uva 100 grammi di liquore. Vado a metterci ora il burro. Caso due volte okay. In questo caso abbiamo il candido, vedete il candido ragazzi, questo è un arancio calibro 9x9, purtroppo è il ceto 6x6 ok. Però certo, se potete fare, potete anche mettere direttamente, fare da voi da soli, al cosiddetto candito, no? Ok? Quindi così, con i frutti del vostro giardino, non è detto che per forza dobbiamo metterci il cedro, come abbiamo detto ieri, possiamo metterci gli ottimi frutti italiani, come il limone, ok? Come il bergamotto, come la pompia, ok? Signora? Anche il pinotto, sì, sì. Solo che non si trovano facilmente, non ce l'hai piantato. Sì, no, certamente no. Anche il pinotto, Non c'è successo che il pompello non ce l'avesse. Io che le pinotto ce l'ho un alberello, ma me ne fa due o tre mani. Piccolo, quindi però per me va benissimo. Come la gallina, se no. Ok ragazzi, ho aperto, vedete, con l'ultima gettata di burro, sto aprendo la mia impasto, essendo che sia i canditi che l'uva sottanina possono essere dei proiettili per far sì che vengano assorbiti velocemente dal mio impasto, lo apro, quindi apro la maglia glutinica con il burro e metto direttamente il prodotto all'interno del... Oh, questa sciocchetta di infarinare l'uva passa, le cose, per evitare che vada a fondo. Bello, così sono da posto. Ma nemmeno. No, dico, qui non scivola perché... Ma no, ma neanche nel ciambellone non scivola. Grazie. E il pannettone con la banana. Basta metterci nel ciambellone delle fibre e poi non c'è mai fuoco. Le fibre che tirate fuori dall'estrattore della cosa, della frutta. Tipo la carota, tipo la zucchina, tipo l'ananas, tipo la mela. Oppure prendete le fibre quelle essiccate, tipo l'inulina, tipo lo zucchero, questa roba tutta. Voglia. Voglia. Lo so che purtroppo c'era non l'ha fatto, buongiorno. Se non facendere ma le fibre queste qui che abbiamo pure spiegato si trovano nei rossi castori questi qua o su internet? Ma su internet infatti l'azienda tua non è su internet. Se, come ho detto anche l'altra volta al corso non perché utilizzo quello, perché ribadisco, io che mi sono inventato niente, cioè arrivano i sacchi da 50 kg, la mia azienda si è inventata da fare tutti i sacchi lì, da messo quello, no, uno dice, esatto, se uno dice faccio io il sacco da 50 kg, lo puoi comprare, lo metti là a casa, se ti serve, se c'è spazio, adesso lo usi tutto, cazzo, per 50 kg di pizza, l'abbiamo usato anche noi, il sacchi lì,
quando è lezzino, specialmente poi con l'effetto collaterale che fa, fa la cacca a lungo. Vabbè, però potrebbe essere buono la mattina, c'è un tonnellato. Assolutamente sì, invece la prende tutti i cosi come il lassativo, invece la prende i diti tutti. Ok ragazzi, siamo finiti, abbiamo finito. Ok ragazzi, siamo pronti. A marzo vieni, a marzo di nuovo. Facciamo marzo. Come questo che abbiamo fatto? Vedete ragazzi, guardate che sono 45 ragazzi, questa della giù, bello, bello. Vedete ragazzi, questa della giù 170, sale in punizione, 94 gradi, guardate che spettacolo, guardate. Sentite, venite qua con la mano, sentite qua, sentite. Il contrario, la mano nel contrario. Mamma mia, non si appiccica. Non deve attaccare. Questa è la parte più delicata della mano. Vedete che spettacolo? È freddo l'impasto, non è bollente. E ovviamente, eccolo qua. Guardate, c'è l'uva sultanina, vedete? Eccolo. Guarda che spettacolo. Buonasera. Grande. A posto? Ora tocca a voi. Oh. Andiamo a vedere. Migliorare.